Splendida l'apertura per Flamini, splendida palla di Cassano per Flamini in area di rigore. Flamini con il destro e palla sull'esterno, grande cambio di gioco di Antonio Cassano. Il cambio di gioco è arrivato Flamini che appoggia molto sulla destra, si fa vedere Robinho in area di rigore, va dentro anche Cassano, il suggerimento è per Cassano, poi arriva Robinho, ribattuta la sua conclusione, Flamini con il sinistro per Cassano che allarga ancora a cercare Seedorf, se la cava Zambrotta. Comunque vedremo tanti cambi di gioco perché con un centrocampo a tre è facile cambiare gioco. Dentro il pallone di Abate, ancora per Robinho che allunga per Flamini, è pronta a traversone, poi indietro ancora per Robinho, fuori per Abate, fa scorrere Seedorf e la tiene lì Arcani. Prova ad andare via Cassano, due dribbling, Cassano ancora in area di rigore, Cassano all'indietro per Robinho, è un inizio super quello di Antonio Cassano. Cassano alza la testa, riesce a trovare un compagno libero, poi lo trova invece in Boateng, Seedorf sul fondo, ma il Milan palleggia bene al limite dell'area di rigore. Seedorf ancora per Cassano, 1-2 è chiesto, ottenuto Cassano, contrato all'ultimo momento, però forse è stato lui l'ultimo a toccare, ma non c'è fallo secondo l'arbitro. Sul pallone morbido arriva Idea, 1-1 Dieder, va via, l'area di rigore, a piatto, aspetta lì, buona azione Dieder. Robinho con Arcari che si salva, bello scambio Robinho Cassano. Cambia gioco Cassano per Boateng che la mette giù, si fa vedere Flamini in mezzo, attraverso di Boateng, Cassano! Alto sopra la traversa. Insiste ancora Zebina, buono il suggerimento interno per Bassi, nero di rigore, Bassi per Eder che si libera Eder! Palla gol per il Brescia. Ecco l'Abate che va via, molto bene Abate, grande accelerazione, uno slalom, il cross, non riesce a toccare Boateng e poi Seedorf, doppio passo, Seedorf ancora, la mette all'indietro e se la divora Cassano. Etemai cerca primo palo, Caracciolo se la trova in mano a Abbiati, grande anticipo trovato da Andrea Caracciolo e Abbiati se l'è trovata in mano. Inserimento senza palla di Robinho che era interessante, l'avete visto al centro dell'area di rigore, Boateng fa girare per Robinho, sinistro, Arcari il calcio d'angolo. Pagliocco, c'è Zambelli che accompagna a destra, Pagliocco vuole il destro, colpisce bene, Abbiati controllava, pallone sul fondo, non c'è calcio d'angolo. Grandi blocchi, Diamanti la traversa e poi la palla che si è praticamente fermata un metro dalla porta. Thiago Silva, Seedorf si fa prendere in contropiede Brescia in maniera clamorosa, Cassano 1-1, arriva dalla parte opposta Robinho, Robinho, Robinho 1-0 nel momento più difficile, il Milan in contropiede con Cassano, Robinho. Adesso Van Bommel all'indietro, Jonathan che ci prova, poi subentra ancora Diamanti, stop a destro, Abbiati! Avete già iniziato a rispondere in tanti, allora vi chiediamo, è davvero la squadra più forte il Milan? Adesso è...